a tutti, il video di oggi è dedicato al numero attualmente in edicola di Salute Naturale Extra che tratta il tema della pancia gonfia. Il titolo più precisamente è Elimina il lievito, dimagrisci subito, perché come vedremo il lievito è l'imputato principale a cui ci dedichiamo all'interno di questo numero. Il problema del meteorismo, è un problema molto diffuso. Pensate che 12 milioni di italiani, circa il 20% della popolazione, soffre di questo fastidioso disturbo. Fastidioso disturbo, ma non ci limitiamo al fastidio, perché un intestino, una pancia gonfia è anche motivo di una cattiva digestione, di un metabolismo via via alterato, di un ridotto funzionamento del nostro sistema immunitario che, come sicuramente saprete, ha moltissime stazioni, sono collocate all'interno della parete intestinale. Non solo. Una pancia gonfia è motivo di ingrassamento perché il metabolismo sfalsato porta a un cattivo assorbimento e via via una sorta di catena viziosa fa sì che ci si ritrovi ad un accumulo non voluto di grasso, ma anche a una minor lucidità mentale, a un senso di pesantezza, sonnolenza. Sono tutte sintomatologie nelle quali rischiamo di incorrere malumore. Pensate, ancora una volta, nell'intestino si produce l'85% della serotonina, l'ormone della felicità, del benessere. E quindi un intestino che non funziona bene, rimbalza su una limitazione di questo genere. E che cosa fare in questo caso? Dicevo, il primo imputato è il lievito. Pensate, il lievito è un patrimonio della tradizione. Esiste da sempre, lo si conosce da almeno 5, forse più mila anni. Prima del 3000 a.C. si resero conto gli egizi, pensate, che il pane, l'impasto del pane, lasciato riposare per 24 ore, si trasformava in un pane più morbido. L'utilizzo artificiale, cioè la somministrazione, l'utilizzo dei lieviti inizia più tardi, siamo nel 500 a.C., ma bene bene che cosa fossero, come funzionassero questi lieviti che venivano conservati e tramandati, non si sapeva. Dovremmo arrivare all'epoca del microscopio in cui Pasteur, nell'Ottocento all'incirca, si rese conto di questi funghi saprofiti che hanno un'azione fermentativa importante nella preparazione dei cibi, nella realizzazione dei cibi, in particolare del pane, ma anche del vino, della birra, dei formaggi, che sono, ahimè, se da un lato molto molto buoni, ma anche i principali responsabili di questo problema. Qual è il motivo per cui il lievito da patrimonio tramandato da padre in figlio, estremamente prezioso, è diventato un nemico? È l'industrializzazione del processo. Per preparare in tempi più rapidi gli alimenti, il pane in primis, la lievitazione industriale è una lievitazione che ha abbreviato i tempi. E peccato che la lievitazione continui all'interno della pancia. Ecco, quindi spiegato sinteticamente il motivo per cui un menù che eviti cibi lievitati, e soprattutto quelli a carattere industriale, ma anche all'interno di questo numero vi suggeriremo degli abbinamenti di cibi che siano funzionali a una riduzione della pancia gonfia. Non è necessario farlo per tutta la vita, chiaramente, ma dei brevi periodi, una settimana, 2 settimane, di un menù del genere è quanto di più consigliato per risolvere il fastidio, ma anche tutte le disfunzioni cui prima accennavo. Bene, leggete questo numero, è particolarmente ricco e interessante. Grazie per l'attenzione e arrivederci a un prossimo video.